ciao a tutti e commentiamo anche quest'altro video. Allora, si comincia spruzzando un po' di bianco. Ricordarsi sempre anche di muovere le bombolette in modo che si mischi il colore dentro. Allora, ci si prepara anche la carta di giornale, così ce l'abbiamo pronta. Dopo il bianco si mette un poco di blu. Ecco la carta che ci siamo preparati anteriormente, dopo averla stropicciata un pochettino ce la passiamo su in modo che si mischino questi due colori, ottenendo questi effetti. Poi ci cominciamo a creare un poco di ombra alla parte sottostante, in modo da poter dare un effetto di circonferenza maggiore al pianeta che andremo a fare. Così lo ricopriamo con un coperchio, un sottotazza o altro materiale. In questo caso io ce n'ho uno, questi sono di metallo. Uso questi di metallo perché sono più sottili e resistenti. Allora, adesso ci siamo passati prima una superficie di bianco, un po' generale su tutto il quadro. Questo perché ancora non so esattamente cosa andrò a fare, quindi ho preferito dare una copertura totale di tutto il bianco e poi tutto il blu, in modo da poter poi lavorare dove voglio, diciamo. Ho già i due colori messi uno sopra l'altro. Poi dopo ci ho messo anche il nero, adesso dopo sopra il nero ci ricomincio a mettere un po' di blu, in modo che il nero è stato messo bianco, blu e nero, questo per poter creare poi tutte delle forme che diano dei volumi, diciamo. E poi l'ho schiarito un po' con il blu perché volevo il cielo che venisse un po' più blu, diciamo, nella parte centrale intorno al pianeta. Poi, così come state vedendo adesso, prendendo la carta, passandocela sopra con la pressione delle mani e delle dita, ci si fanno queste forme. In questo caso ho fatto delle montagne e poi anche qui, come nel dipinto dell'episodio 2, se non l'avete visto potete vederlo, facendo come una specie di grotta, diciamo. Così, in questo modo, come state vedendo, ci si continua a formare quest'altro strato di roccia intorno, in modo che dà quel senso di grotta, diciamo. Sempre passandoci, in questo caso solamente il nero perché ci abbiamo già i colori sotto comunque, e diciamo, ecco, premendo di più vengono fuori queste strisce, e come vedete, diciamo, queste strutture, diciamo, queste forme sono ben diverse dalle quelle che ho fatto invece all'inizio, facendo le montagne, dove la carta ce l'ho passata sopra appoggiata e con le dita ci hanno fatto la forma delle montagne. Adesso qui abbiamo messo uno strato di trasparente per poter bagnare la pittura e poterci lavorare con la spatola, quindi grattando con la spatola in questo modo. E sempre ricordatevi, bisogna sempre pulirla
man mano che la notate che si sta cominciando ad accumulare troppa vernice sulla spatola. Qui ci facciamo le radici dell'albero. Ancora trasparente, per poter fare la stessa cosa da quest'altra parte. Quindi c'è un ramo che viene fuori così, e qui la stessa cosa. Quindi, come vedete, la spatola serve a questo, serve a poter grattare la vernice in modo che ci si possa disegnare, diciamo, quello che si vuole. E facendo in questo modo vi rendete conto che non è proprio la stessa cosa di come uno disegna su un foglio di carta, bianco, e si disegna magari con una matita nera, mentre qui diciamo viene un effetto al contrario. Quindi bisogna tener conto di questo e diciamo riuscire ad arrivare a pensare un po' al contrario. Qui è la stessa metodologia, però come vedete sono due tipi di rocce diverse. Questo sempre a seconda di come si faccia pressione con le dita sul foglio, di come in maniera si fa scivolare la vernice giù, e insomma per questo tipo di cose l'unica maniera è provare. Adesso facciamoci questo con queste linee, ci creiamo una profondità a quadro che prima non avevamo, e sempre con la spatolina ci disegniamo una città futuristica. Come potete notare, queste città vengono sempre diverse l'una dall'altra, comunque, perché diciamo sono sempre diciamo ispirate dal momento, diciamo, dal giorno, dal momento, dalla musica che si sta ascoltando, dal motivo, dai colori, da tutto. Quindi quando si lavora così per strada, in piazza, in pubblico, praticamente potete anche notare che questa, diciamo, questa è la velocità naturale proprio del dipinto. Qui non è stato velocizzato niente, diciamo, quindi sono lavori che vengono fatti in 8, 10 minuti, 12. E praticamente molto veloci, perché tu c'hai il pubblico davanti e quindi insomma non ti fermi là a pensare come magari potresti fare se stessi in un atelier senza pubblico e per conto tuo, diciamo. Questo è anche il bello di questo lavoro, perché diciamo ti obbliga a essere proprio. Il fatto di dover essere veloce ti obbliga alla spontaneità, quindi ci sono cose che tu fai a volte anche senza neanche pensare, le fai e basta, e come vengono vengono, ecco. Questo ti aiuta anche a, diciamo, imparare a essere più spontaneo, proprio essere anche più coraggioso, forse. Così prendiamo con la spatola una goccia di bianco, piccolina, e la si appoggia sul quadro e la si fa scorrere a destra e a sinistra, o a sinistra e a destra. Io
Ti ringrazio se sei stato fino qua, mi hai seguito questo lavoro, lasciami nei commenti se vuoi cosa ne pensi e magari cose che vorresti che spiegassi meglio. E niente, io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao.